Ritorna ad agitarsi la sanità di Puglia. I sindacati uniti da oggi iniziano i sit-in per protestare contro una situazione letteralmente allo sbando in tutto il sistema sanitario regionale. Si inizia da oggi per poi continuare il prossimo 21 ottobre, quando sarà indetta una grande manifestazione regionale che coinvolgerà tutti i lavoratori della sanità pubblica, privata e del terzo settore che si ritroveranno sotto la presidenza della Regione Puglia. I sindacati protestano contro le mancate stabilizzazioni del personale precario e per ottenere l'assunzione di personale attraverso lo scorrimento delle graduatorie concorsuali per fronteggiare la grave carenza di personale. Inoltre chiedono il riconoscimento del premio Covid 2020 per i lavoratori della sanità e delle sanità service che, nonostante l'accordo regionale, sono ancora in attesa di ricevere. Infine, la corretta applicazione del decreto Calabria e l'attuazione dei piani triennali del fabbisogno di personale, omogeneizzazione, trattamento, servizio sostitutivo delle mense, internalizzazione della sanità service, quindi del sistema 118 e del CUP, e poi la tutela occupazionale dei lavoratori a tempo determinato delle sanità service e la tutela occupazionale dei lavoratori dei servizi domiciliari impegnati nell'assistenza. In un contesto regionale difficile, dove le scelte vengono spesso calate dall'alto senza nessun preventivo e doveroso confronto con i sindacati, è inevitabile attivare ogni forma di protesta e mobilitazione per tutelare i lavoratori e le lavoratrici, hanno concluso i sindacati.